Ma un'altra Lazio è un'altra, beh, un'altra dipende dai punti di vista. È chiaro che io avevo già detto quando ho fatto l'intervista all'andata che la Lazio probabilmente, visto il campionato difficile che aveva subito lo scorso anno, è riuscita a far gruppo, a essere unita, a cercare di tirar fuori il meglio che non era riuscito a tirare, perché comunque tanti giocatori di qualità, giocatori importanti. Quindi sappiamo che è una squadra importante che ha tanti punti in classifica, però noi andremo là unicamente per fare il risultato, perché adesso come prima dobbiamo cercare di fare il risultato. Beh, io penso già che il fatto che siamo riusciti a pareggiare domenica è stato un punto che non ci veniva appunto dal derby con Lecce, perché era una continua serie di sconfitte. Sia stato già un piccolo segnale. Noi dobbiamo ripartire da. È chiaro che dall'oggi al domani non può capitare un miracolo, però dobbiamo fare dei piccoli passi, cercare piano piano di racimolare punti. Però è importante andare in campo con determinazione, rabbia, cattiveria e la consapevolezza che comunque ancora qualche speranza c'è. Sarà durissima, però bisogna lottarsela fino alla fine e niente. Questo è cercare pian piano di fare risultati, anche se manca poco tempo. Terza ed ultima parte del Bianco e Rosso TV Sport con il mio ospite il giornalista Davide Lattanzi. Davide, ci siamo lasciati con l'intervista ad Alessandro Gazzi, Gazzi peraltro cresciuto nel vivaio della Lazio e che potrebbe tornare anche in campo dal primo minuto dopo l'esclusione nella gara con il Genoa. Sì, credo che giocherà perché Donati e Almirón non mi sembrano in gran Fisicamente a posto, sì. forma. Sì. Però una cosa, caro Gazzi e cari giocatori del Bari, per favore un po' più di animo, ma nel senso proprio più puro del termine. Si dice non dobbiamo parlare, dobbiamo parlare meno e fare più fatti. Ragazzi, se aveste fatto qualche parola in più, aveste spiegato quali erano i problemi, ora non eravamo in questa condizione. Primo, secondo, piano piano i punti, il miracolo, eccetera. Voi dovete mettere la testa sotto e pedalare. Io, veramente, io voglio per un secondo smettere i panni del Vai, vai, a ruota parlare libera, dai. solo da tifoso. Questa retrocessione, se avverrà, è una mazzata di quelle che fanno male, ma male davvero. E io sono arrabbiatissimo perché un passo indietro adesso non se l'aspettava nessuno. Io credo che tutti noi abbiamo il diritto di essere arrabbiati, di fare domande, di pretendere spiegazioni. Se adesso non, le spiegazioni diventano inutili, se bisogna fare le cose piano piano, se il miracolo è raggiungibile, io penso che tutti siamo responsabili di questa situazione e tutti dobbiamo cercare di fare il meglio per venirne fuori se possibile, o comunque per tentare l'impossibile per venirne fuori. Io di queste facce lunghe e di queste dichiarazioni striminzite, rassegnate, eccetera, sono francamente davvero stufo. Ecco, io l'esempio che cito da un po' di tempo resta sempre quello di Crespo a Parma. Ripeto, parliamo di un campione, di Eh uno sì, che è fu di un'altra dimensione morale, di tante cose. una Però conferenza stampa di nel sicuro momento diverso di tenore, difficoltà lui sì. chiese di andare lui a parlare e sbatteva i pugni sul Sì, tavolo. Io non ho visto certo. un giocatore del Bari sbattere i pugni sul tavolo e dire adesso ci mettiamo il cuore, l'anima, tutto quello che abbiamo. Io vedo una squadra povera dal punto di vista proprio delle risorse morali e questo purtroppo spesso in campo accade perché il Bari basta che pigli mezzo schiaffo e va al tappeto per un tempo intero, per partite Questo non è intere. ammissibile E per non una è squadra ammissibile. appunto che sta poi lottando per non retrocedere. Abbiamo un ascoltatore in linea, pronto? Sì, buongiorno, sono Tommy Denari, saluto anche il tuo ospite. Ciao Tommy. Ciao, ciao. Allora, diciamocela tutta, ormai togliamoci questa maschera, è ridicolo. Nel calderone io butterei tutti, ma tutti, tra la dirigenza, Certo. i giocatori, la società in primis e l'allenatore fino a un certo punto, perché quando mi viene detto, sto parlando a Ventura, quando mi viene detto, perché gli è stato detto, purtroppo questi sono i giocatori, devi tirare avanti. Si è tirato avanti, però a un certo punto si è visto che la squadra non girava più e hanno fatto questo cambio che secondo me è un cambio inutile perché ormai i giochi A sono questo punto del fatti, è inutile campionato che ci sì, può prendiamo. essere inutile.
Come? No, dico, a questo punto del campionato sì, forse può essere ormai troppo tardi, però. È troppo tardi. Poi per quanto riguarda il discorso societario, Sì. signori, mettiamocelo in testa. La società non venderà mai. I materassi li avremo sempre tra i piedi, perché non c'è nessuno che se l'acquista. Anche perché se il tifo deve avere detti lavori, lui, la società chiede molto. E una squadra come vale in questo momento non vale quel monto che gli chiede. Quindi togliamocela dalla testa, ce li ritroveremo anche in Serie B. A meno che insomma Cesarini non vire fuori qualche personaggio che non sia locale, perché io voglio dire che l'amico che ha parlato prima diceva bene che non abbiamo imprenditori Eh no, infatti, locali, deve venire perché qualcuno da guarda, fuori, sì. Cristian, ti voglio dire un'ultima cosa, poi chiudo. Qui c'è solo un fattore da tenere in considerazione. Se io avessi avuto i soldi, parlo di me, l'avrei comprata la squadra, però l'avrei comprata non per andare a fare soldi all'imprenditore, ma perché ci tengo alla mia squadra, alla mia città. Lo farei con il cuore, Lo so, ma chi perché entra nel mondo del calcio ora non lo fa certo con il cuore. Non no, ma esiste. non dimentichiamo che ci sono imprenditori nel calcio che l'hanno fatto perché sono attaccati ai colori della squadra. È Io raro. vi ringrazio, ciao. Grazie per il tuo intervento. Davide, vuoi commentare le. No, io penso che il calcio, che uno ci entri per cuore o per altri motivi, Non esiste, sia Davide, una non esiste. vetrina incredibile, ti dia, forse non ti dà certi ritorni economici, anche se io sono convinto che ci sono società che dimostrano di chiudere i bilanci in attivo e di saper fare calcio, però il calcio ti dà una visibilità, una vetrina, un lasciapassare pazzesco. Mi meraviglio davvero che Bari non venga presa in considerazione, per questo dico che non ci Anche credo, perché Davide, onestamente. francamente, ora con Matarrese oltre non si può andare, lo ha fatto anche capire lui. Quindi. Certo. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Sì, pronto, sono Ivano da Valenzano. Ciao Ivano. Un saluto a tutti e due. Sentite, io ho 55 anni e andavo allo stadio della Vittoria, portato da mio padre, avevo 13 anni, mi ricordo i vari Denardi, Panara, Mezzi come portiere. È una vita, ed è una vita che seguo anche Sì. Matarrese. Io seguo la vostra trasmissione, seguo il Bari da una vita. Io ricordo, si può dire, quasi tutte le interviste di Matarrese e le sue conferenze stampa. Questa è la seconda o terza volta. Sì, la terza volta che Matarrese dice che in caso di Serie B vende il Bari. Sì. Invece non venderà mai, ragazzi, non lo vende mai, ma perché dovrebbe vendere una società in attivo? Scusatemi, fatemi finire il concetto. Vai. Non parliamo del passato, dei giocatori venduti, parliamo di 2 anni di Serie A. Lui in questi 2 anni di Serie A prenderà minimo 20 milioni delle televisioni. L'anno prossimo in Serie B vende Barreto, Almiron, Andrea Masiello e vende Belmonte, che è molto richiesto, e guadagna incasserà altri 15 milioni. No, Arriviamo certo non ci circa, perde il prossimo anno, alla come fine. Non è. dice? Come No, dice, dico, scusa. certo non ci perde il prossimo anno, non è un disastro economico alla fine. Non è un, cioè, infatti, ma perché dovrebbe vendere un'azienda? Il Bari è un'azienda del gruppo Matarrese, lo ha dichiarato lui. Grazie. Non lo venderà mai. Dobbiamo rassegnarci i prossimi 40 anni di storia. Ecco, una cosa vorrei dire: dovrebbe avere il coraggio di non chiamare la squadra il Bari, ma la Matarrese Calcio. Sarebbe Vabbè, molto più coerente. grazie, Sì. grazie per il tuo intervento. Davide, che dire? Matarese in verità non ha mai espresso la voglia di voler vendere la società. Nell'ultima conferenza stampa ha ammesso di essere stanco, però a questo punto dovrebbe anche diciamo fare un passo indietro e spiegare qua in che modo vuole vendere il Bari se davvero ha intenzione di cederlo.